Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo video analisi dedicato a Call of the Arbiter. Oggi parleremo del quinto episodio che prende il nome proprio dalla nostra speeder preferita e in realtà stiamo parlando di un semplice, ma non così tanto, video collante fra quelli che saranno i due atti più importanti di questa saga. Un primo atto dove abbiamo esplorato le origini dei nostri starter, o meglio, l'origine delle motivazioni che li porta ad abbracciare la causa di giudicatore, ed un secondo atto invece dove lo scopo sarà recuperare tutto ciò che è necessario per riportare Arbiter con il suo corpo materiale qui nel mondo di Teleria. Come al solito in questo tipo di video noi si fa spoiler, signori, quindi se non avete visto l'ultimo episodio vi invito a recuperarlo per poi tornare qui. Allora, come già detto, nel primo atto abbiamo visto un Galek che deve unirsi a Giudicatore allo scopo di redimersi, no? Per cercare una redenzione da un passato di violenza, decide di abbracciare questa causa. Abbiamo invece una Ethel che decide di unirsi al giudicatore nel tentativo di riformare il suo ordine o di mettere una pezza, insomma, alle malefatte che purtroppo hanno costituito il Sacro Ordine nel corso del tempo. E infine abbiamo Kyle ed Elaine che semplicemente scappano da un destino che non poteva vederli assieme. Quindi molto molto interessante. C'è anche spazio per l'amore, ma l'abbiamo visto. Grazie a questo episodio possiamo quindi comprendere che cosa succederà. Adesso abbiamo riunito insieme il team Assemble. Adesso l'obiettivo è quello di recuperare tutto ciò che serve per riportare il giudicatore in vita, vale a dire recupero in vita, con il suo corpo materiale, insomma, recuperare quindi tutte le sue reliquie, tutti i suoi artefatti, chiamateli come volete. Ma andiamo con ordine. L'episodio si apre con Ethel che arriva in questo tempio di montagna, in questo eremo, insomma, dove è conservato l'elmo di giudicatore, uno dei pezzi già citati. È cresciuta, è grande, è con le stesse vesti che troviamo nel gioco, non è più questa apprendista, non piovono più bastoni dal cielo, piovono lance finalmente, quindi finalmente è arrivata al suo massimo potere. Non è da sola, però, non è da sola, ci sono gli altri starter. Solo che non sanno ancora di essere nello stesso team. Arriverà Giudicatore per dirglielo, ma c'è questa scena di combattimento dove combattono tutti alla pari. Di fatto non si capisce bene quale sia il più forte. C'è l'impressione che Kyle si stia un po' divertendo, non la stia proprio prendendo sul serio, però di fatto in questo piccolo combattimento fra starter, fra eroi, fra campioni iniziali, non si capisce proprio bene chi sia più forte, giustamente poi, perché se no si vanno anche a condizionare le scelte dei giocatori, chiaramente. Devo dire, ecco, nota tecnica, secondo me, però poi potrei essere contraddetto, quindi libero sfogo nei commenti, la qualità delle animazioni dei combattimenti è un po' calata. Magari forse devono tenersi il budget per gli episodi finali, ma la butto lì, però voglio sapere la vostra. Allora, l'obiettivo, come già detto, è il vero elmo di giudicatore, no? Quest'elmo che fluttua nell'aria, ovvero uno dei pochi elementi tangibili di giudicatore, gli altri andranno cercati e questo spiega il motivo per cui finora abbiamo sempre visto giudicatore come un'apparizione, quasi come uno spettro di forza, oserei dire, no? Un Jedi, ecco. Non si è manifestata perché non può farlo, non ha la forza per farlo e lo spiegherà proprio i nostri starter attraverso questa visione. Infatti, nel momento in cui loro stanno per toccare l'elmo, vengono proiettati all'interno di questa visione del passato, dove il giudicatore spiega chi è, che cosa fa e perché non può più farlo. Vediamo che ci sono stati tutta una serie di combattimenti durante le ere, fra bene e male, tante tante battaglie in cui il giudicatore è stato un elemento cardine, un elemento fondamentale, colei che ha spostato l'ago della bilancia a favore delle razze buone, ma con il passare del tempo sempre meno persone hanno creduto nella Dea della Luce, in Lumaia, sempre meno persone hanno creduto in Giudicatore. Il suo potere è andato via via scemando nel corso delle ere fino a scomparire praticamente del tutto, visto che ora il nostro giudicatore non è in grado di mantenere nemmeno la sua forma materiale, resta soltanto sotto forma di spirito.
Mi è piaciuta molto questa scena di battaglia, no, antica. Ci fa anche capire che i campioni che costituiscono le varie fazioni in realtà appartengono ad epoche completamente diverse, perché noi li evochiamo tutti nello stesso momento, ma il giudicatore li ha recuperati da epoche di miti e leggende, come Cupido e Venere, no? Come Corona e Minaia, che appartengono praticamente alle favole. La stessa cosa vale anche per Belanor e per Zavia, ma non soltanto per le coppie. Ci sono tanti campioni come Re della Montagna che fanno parte della storia. Non sono campioni attuali come gli Starter, come Shamael e così via. C'è campioni che appartengono all'epoca a cui ci riferiamo. Però c'è questo potpourri, no, in combattimento, dove vediamo un Gorgorab all'inizio. Poi c'è Helmut, una ferocissima Pixie, signori, che è sconvolgente vedere Pixie il feroce in battaglia. Ma vabbè, abbiamo avuto anche questo. Poi c'è Benanor, che verosimilmente muore fra le braccia di Zavia. Davvero commovente come situazione, anche perché poi i due appartengono a due schieramenti diversi, quindi loro malgrado, mi dispiace. E poi questo fermo immagine con Re della Montagna, con Raglin, con Lissandra. E infine, giudicatore che si scontra con Badelkasar. Badelkasar che è il secondo in linea di potere, no? Dopo Syroth c'è appunto Badelkasar, e stessa cosa anche per il giudicatore, che è l'emissario diretto di Lumaya. Molto molto interessante però il motivo per cui questi due si stanno scontrando, perché si perde nella notte dei tempi. Abbiamo capito nell'ultimo video di lore, che vi invito a recuperare, lo trovate nel canale di Raid Shadow Legends, abbiamo capito in questo video che la cosmogonia Raid Shadow Legends si basa su due divinità, su due entità, una completamente devota al bene, no? Alla luce, la dea della luce Lumaya, dall'altra parte invece l'oscurità totale in Syroth. Queste due creature, no, creature no, perché sono due divinità, queste due divinità insomma hanno convissuto pacificamente fino alla creazione dei primogeniti, fino al momento in cui hanno deciso di generare questi primogeniti, degli angeli di fatto, insomma, che sono la stessa giudicatore, sono Cardiel, sono Shisha, sono Mortu Macabre e così via, sono tutta questa gente qui. E da lì poi è iniziata la guerra, sono iniziate le guerre in cui appunto il giudicatore ha combattuto vincendo ma perdendo il suo potere di volta in volta. Questa tematica è abbastanza ricorrente nel fantasy, no? Ovvero una divinità che è forte fin tanto che esistono dei fedeli che credono in lei. È una tematica che abbiamo visto in diverse opere, qui viene ripresa. Però potrebbe essere interessante, no? Potrebbe trasformare questa cerca degli artefatti di giudicatore quasi in un pretesto. Quindi devo recuperare per dare un colpo materiale al mio giudicatore, ma se voglio davvero restituirle il suo potere originale, devo far sì che la gente creda in lei, che la gente creda di nuovo in Lumaya e nel suo reale potere. Infatti nel prossimo episodio, nell'episodio 6 insomma, di cui si è vista anche la premiere o il trailer insomma, in uno dei video, sempre di Elades credo, andremo a vedere le fogne di Arnok. No, non vedevamo l'ora di vedere un po' di fogne, e tocca quindi proprio al secondo capitolo della campagna di fatto, e si vedranno un botto di rettiliani rappresentati niente poco di meno che dal nostro Gizzo. Mi ha fatto un po' sorridere questa cosa, esattamente come credo abbiano sorriso tutti i veterani di Raid, perché Gizzo è il pollaccio per eccellenza, cioè dopo Prete Bellico c'è Gizzo insomma, e Sciamano se vogliamo, come campioni epici, però è comunque un campione iconico. Cioè, tra gli epici dei rettiliani non mi viene in mente nessuno che sia tanto iconico quanto Gizzo. Il semplice fatto di essere un pollaccio non significa che non sia un campione di Raid dell'immaginario collettivo, no? Perché se già dopo due settimane di gioco ce l'hai, la stragrande maggioranza della gente comunque lega il gioco a quel campione, quindi ci sta che abbiano scelto lui. Altrimenti avrebbero dovuto trovare un leggendario, però un leggendario quale partner quasi alla pari dei nostri starter, che sono dei rari, era un po' complicato. Poteva starci un Razin magari, forse, però anche Gizzo va bene per questo. Vedremo Gizzo, vedremo un bel po' di rettiliani, credo, non ho la più pallida idea di cosa andranno a recuperare nelle fogne di Arnok, forse l'armatura, chissà, non mi ricordo se in questo trailer si vede qualcosa, in caso fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Se visto rapidamente questo episodio comunque lascia poco, perché abbiamo una scena di combattimento
carina ma non esagerata. Abbiamo questa scena di lore carina, ma dove, se non ho studiato prima, non capisco molto. Quindi, se questo video vi ha un po' illuminato, vi invito a riguardare di nuovo l'episodio. Secondo me lo vedrete con occhi diversi. Sono davvero curioso di vedere come si evolverà questa storia. Abbiamo capito che c'è da trovare questi oggetti, però la curiosità adesso non è tanto che cosa dovranno cercare, ma chi li aiuterà a farlo, no? Perché se abbiamo visto, se abbiamo capito che nel prossimo episodio ci saranno i rettiliani, magari poi ci sarà spazio anche per altre fazioni. Per esempio, finora non si è mai parlato dei Cavalieri Redivivi. Potrebbero avere un ruolo magari marginale di cattivi, quindi i nostri arrivano in un determinato posto, devono recuperare una delle reliquie, vengono assistiti da una fazione del luogo, ma vengono contrastati invece dai Cavalieri Redivivi, che non sono cattivi per antonomasia, però per conto loro, no? Venerano un'altra divinità, loro venerano il dio della morte, Cleth, non gliene importa niente di Syroth, almeno in teoria, e quindi potrebbero fare i cattivi di una situazione, i cattivi di un episodio e poi basta. Sarebbe interessante, no? Comunque, spazio alle speculazioni anche per voi, perché io ho sparato un po' di bombe, però voglio sapere la vostra. Quindi, come al solito, nei commenti scrivete un po' di speculazioni sui prossimi episodi, ma anche se vi è piaciuto questo, se vi sta piacendo lo svolgimento della serie, perché sono sempre molto curioso, io leggo tutto, rispondo, e quindi fatelo, mi raccomando. Detto questo, signori, per questa settimana penso che abbiamo esaurito gli argomenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella per restare sempre aggiornati su questo tipo di contenuti e molto molto altro. E infine, questo è Bradipo Furioso. Siate furiosi, ma rimanete Bradipi.